Grazie innanzitutto per l'invito. Chi ha partecipato ai corsi di Icarus mi ha incontrato forse a un corso e facevo il datore di lavoro, e oggi invece posso riprendere i panni di chi invece è impegnato nel sindacato europeo tutti i giorni. E, mi tocca ora intervenire dopo due relazioni che molto lucidamente hanno messo in fila i temi fondamentali che sono poi citati nel titolo: Europa sociale, contrattazione, dialogo sociale, rappresentanza. L'hanno fatto con molta lucidità, dandomi tanti spunti. Io spero di poterlo fare con altrettanta lucidità, ma so già che non sarò altrettanto bravo, però alcune cose le vorrei dire partendo proprio dall'Europa sociale, usando però come esempio non tanto la Grecia, caso estremo, ma il Belgio, il paese in cui vivo e in cui si stanno manifestando tutta una serie di fenomeni che sono forse più comuni a tanti altri paesi, diciamo, dell'Europa tradizionalmente più ricca. Il Belgio a metà degli anni 2000 è il debito pubblico più alto d'Europa, lo Stato sociale inizia a vacillare, un dato su tutti, il prezzo dei treni nel paese che ha la più alta mobilità interna d'Europa, il lunedì mattina è una bolgia il Belgio, sono centinaia di migliaia di persone che cambiano città perché lavorano in altre città, i treni aumentano negli ultimi 10 anni del 700%, gli stipendi aumentano in 10 anni meno del 10%. Lo Stato sociale e le difficoltà arrivano, il paese si spacca. Tra Vallonia, sapete, è composto dalle Fiandre, la Vallonia e Bruxelles come terra neutra. Vallonia e Fiandre si spaccano, la storia entra in malo modo nella dinamica, nel disagio sociale e ripropone un'antica spaccatura tra i due paesi. Cosa succede? 2 anni di governo parziale a competenza ridotta, la chiamano loro, 2 anni di non governo dopo le elezioni, cioè 550 senza governo, perché non si ricompone questa spaccatura tra nord e sud? Alla fine vincono le Fiandre perché in quel momento sono economicamente più forti e quindi vogliono un ristorno delle cifre che danno al governo federale per le Fiandre, argomenti che noi abbiamo anche sentito in Italia. Vincono, le Fiandre prendono più soldi, si riforma il governo e, pensando che i problemi fossero risolti, restano tutti sorpresi del fatto che arrivano le misure di austerità anche in Belgio, perché il debito pubblico è rimasto tale. A proposito, oltre alla divisione del paese si dà anche una bella mazzata agli immigrati, si chiudono i flussi e si riducono le tutele, perché ovviamente un altro capro espiatorio delle difficoltà dell'economia belga erano anche gli immigrati. Cosa succede? Arrivano le misure di austerità e si rendono conto di una cosa, che Bruxelles è un polmone finanziario, porta tanti soldi. Bruxelles è terra neutra ma è nelle Fiandre, quindi fondamentalmente alimenta quell'economia. Il governo dice il debito è ancora troppo alto e annuncia questa settimana un piano di austerità che prevede un po' le solite cose: il congelamento dei salari, maggiore flessibilità nell'uso del lavoro, che poi vuol dire maggiore flessibilità nella contrattazione collettiva, che in Belgio è molto forte, e promette una serie di piani, una fiscalità nuova per finanziare alcuni 400 milioni di investimenti. E come le giustifica? Con due argomenti molto europei. Il Belgio, per gli incrementi salariali, ha una forma di indicizzazione tipo scala mobile dei tempi nostri. E in più un sistema di aumento automatico legato all'età, cioè ogni 2 anni di età si prende un aumento di stipendio, in più ci sono gli aumenti legati alla produttività. Benissimo. C'è una strana regola in Belgio che dice che se i paesi limitrofi hanno andamenti salariali troppo bassi, il Belgio si deve adeguare per non perdere competitività. Lo Stato si ricorda di questa regola e dice, essendoci moderazione salariale, soprattutto in Germania,
da 10 anni, noi dobbiamo recuperare e tenere gli stipendi congelati per almeno 2 anni. Secondo, arrivano l'Unione Europea con i famosi country specific, le raccomandazioni specifiche per paese che fa ogni anno, e chiede al Belgio di rinunciare al sistema di indicizzazione automatica dei salari e fare salari solo legati, l'aumento salariale esclusivamente legato alla produttività. E questo, secondo, da quello che leggo nei giornali oggi, fa capire ai belgi che mentre c'era una crisi e il paese era coinvolto in dinamiche più grandi di sue, europee, e c'era bisogno di agire su quelle, loro si sono concentrate su il conflitto tra nord e sud con gli immigrati e hanno fatto una serie e si sono bloccati per 4 anni su questo tema, che una volta risolto non aveva risolto il loro vero problema, che era quello di riattivare delle dinamiche di competitività e di rientro dal debito pubblico, che se fatte su 5 anni sarebbero state molto meno dolorose di quelle che invece si apprestano a fare oggi. Un'Europa quindi che incide nella vita dei paesi, attiva dinamiche strane nella recessione, questa della separazione, del conflitto interno, si sta manifestando in altri paesi, prendiamo la Spagna, in cui pensano di, e mettono in, ma anche in Italia ci sono dinamiche a volte anche difficili da immaginare in un'Europa fortemente democratica, pensiamo all'Ungheria, che nulla hanno a che vedere con la soluzione della crisi. Noi come CES abbiamo fatto delle proposte, il 14 novembre sì, la giornata era dedicata sia alla protesta ma anche a lanciare la nostra proposta, che era quella del patto sociale, un patto sociale per l'Europa, che avete in cartellina, e ringrazio Fabio per averlo messo, perché a noi teniamo molto a sottolineare che c'è un modo alternativo, cioè quella ricetta proposta al Belgio di abbattere l'aumento salariale per i prossimi 2 anni e di riformare il sistema di contrattazione collettiva è sbagliata perché quantunque possa produrre dei risultati, questi possono venire solo a seguito di altre politiche, a valle di altre politiche, e noi ne proponiamo alcuno. Vi cito Eurobond. Con gli Eurobond rappresentiamo una gestione solidale del debito pubblico in Europa. Gli project bond, cioè in questo caso altre forme di finanziamenti europei per la crescita, per l'investimento, per le infrastrutture. E poi chiediamo una cosa importantissima, una fiscalità più omogenea, perché specie a livello di impresa, con una aliquota unica, e sulle transazioni finanziarie. Uno è per un motivo molto semplice, che riteniamo che non si possa fare più eguaglianza in Europa guardando solo alle dinamiche del PIL, del prodotto interno lordo. I soldi che girano sono decine di volte superiori a quelli che sono rappresentati dal PIL, quindi è il rendimento del capitale che va toccato. E quindi tassa sulle transazioni finanziarie e aliquota unica sul reddito d'impresa. Ci tocca da vicino, pensate di recente alla fusione Fiat con la sua controllata olandese. Olanda è un tipico esempio di dumping fiscale sull'investimento d'impresa. In Olanda semplicemente si pagano meno tasse e c'è un diritto societario e una giustizia molto più efficiente, ma soprattutto hanno una politica fiscale di vantaggio. Forse sto andando troppo veloce per gli interpreti, sì, se così me ne scuso. E, politica è una cosa che fanno anche nelle Fiandre, ad esempio nella zona di Anversa, accordi con le imprese per mantenere l'investimento e defiscalizzare gli utili. È ciò che ha fatto l'Irlanda per tanti anni, trascurando completamente il lato sociale, salvo poi pentirsene. Quindi è una dimensione questa importantissima, sono delle riforme di cui l'Europa necessita
prima di avere l'autorità e l'autorevolezza per venire a chiedere ancora dei sacrifici ai lavoratori. Quali sono questi sacrifici? Veniamo anche al punto della contrattazione. La governance economica si struttura in un processo molto complesso, non ve lo spiego tutto, ma fondamentalmente consiste nel fatto che la Commissione propone una serie di linee guida a tutti i governi, che queste linee guida vengono proposte al Consiglio dei Ministri, che approvandole ne fa un endorsement, cioè ne fa un impegno ufficiale, e le cose che si leggono sono sempre le stesse. Riforma del diritto, e qui c'è un approccio ideologico che io vi vorrei sottoporre, perché poi alla fine Monti è veramente espressione di questo approccio ideologico, cioè abbassare i diritti con le riforme del mercato del lavoro, ma anche sul luogo di lavoro. Una delle riforme più chieste, più imposte, sia dalla Troica, sia nelle linee guida, insomma, semestrali, eccetera, è la flessibilità sui licenziamenti individuali, rendere i licenziamenti individuali più facili e meno costosi. Un'altra regola comunissima è il tempo di lavoro, cioè si lavora troppo poco. E poi c'è un altro aspetto collegato a questo, cioè una volta che io riformo per togliere dei diritti, devo far sì che la contrattazione collettiva lì dove esiste non si attivi per ricostruirli per via contrattuale. Ecco perché per ogni riforma laborales in Spagna o del lavoro, insomma ovunque, si accompagna un attacco alle organizzazioni sindacali e alla contrattazione collettiva. Ora, l'attacco alle organizzazioni sindacali ha molto a che fare con la rappresentanza. Noi abbiamo fatto come segreteria della CES un giro in Europa per capire quello che stava succedendo. Quest'anno siamo andati fisicamente nei vari paesi a cercare di capire meglio quello che succedeva. Ciò che accomuna Grecia, Portogallo, Polonia, penso molti dei nostri amici ce lo possono confermare, oltre alla decentralizzazione della contrattazione collettiva, che già in sé è problematica, ma comunque in qualche modo accettabile, è il tentativo di sottrarre al sindacato la titolarità della negoziazione collettiva, introducendo strumenti di rappresentanza nuovi, alternativi al sindacato, spesso non qualificati esattamente, per avere un effetto dirompente sulla conservazione, specialmente dei contratti collettivi cosiddetti multi-employer, cioè superiori a quello aziendale. Un'ultima osservazione sul dialogo sociale, se ho il tempo. Sì, sì, sì. Allora, un'ultima osservazione sul dialogo sociale è questa. Ridurre i diritti dei lavoratori è sbagliato in questa fase per i motivi che ci siamo detti, perché bisogna partire da altro. Abbattere, distruggere la contrattazione collettiva è un abuso. Qualcuno potrebbe dire: abbattere i diritti è anche un abuso? Noi sappiamo, almeno i giuslavoristi, che sono spesso anche degli economisti, ci spiegano che i diritti dei lavoratori tendono a espandersi e a contrarsi con l'andamento del ciclo economico. Quindi può esserci una fase di recessione in cui siamo chiamati, attraverso i nostri strumenti, a fare probabilmente un sacrificio in più. Quindi, e questo lo dobbiamo tenere presente nella nostra proposta, e anche sia nella nostra proposta politica, ma anche nella nostra inviti alla mobilitazione. Dobbiamo però cercare di capire dove questa contrazione si deve fermare per non attaccare il diritto dei lavoratori, fondamentale ad un lavoro dignitoso e a un lavoratore e da un lavoro che gli consente di vivere non solo sopra il livello di povertà, ma a un livello di socialità tale che rispecchia quella che è lo standard di vita europeo.
Insomma, per farla breve, se un allargamento dell'orario di lavoro da 38 a 40 ore, esempio ora attuale del Belgio, è sicuramente una contrazione dei diritti dei lavoratori. Il diritto fondamentale stabilito nella direttiva europea del lavoro è 48 ore. Più di 48 ore siamo fuori dal rispetto della dignità e della tutela della salute del lavoratore. Quindi in qualche modo il dialogo sociale deve aiutare a capirci, a capire il contesto generale nel quale ci muoviamo, per capire poi nella contrattazione quali sono i margini che veramente ci possono aiutare a uscire da una situazione e quali invece sono utili. Quindi il dialogo sociale per aiutare e poi tenere ferme delle barriere. Noi siamo impegnati nella revisione, nel negoziato sulla revisione della direttiva sull'orario di lavoro. Penso uno degli snodi fondamentali è quello di riuscire a conservare il principio per cui tutto ciò che riguarda un uso flessibile dell'orario insomma, di lavoro, oltre gli standard minimi fissati a livello nazionale, deve passare per la contrattazione collettiva. Questo è previsto oggi dalla direttiva, è ciò che vuole essere eliminato da parte di chi ritiene che il contratto collettivo non debba reintrodurre ciò che la legge ha voluto togliere. Questo è uno snodo importantissimo, però dietro c'è anche la conservazione del dialogo sociale. Il dialogo sociale è oggetto anche questo di dibattiti striscianti a livello europeo, ed è la mia ultima osservazione che vi voglio lasciare. Perché è al centro del dibattito? Perché si vuole capire, come è stato detto prima, se il dialogo sociale è necessario o meno nelle democrazie moderne. Molti ritengono di no, cioè il dialogo sociale inteso non come contrattazione collettiva ma come capacità delle parti sociali di dialogare con le istituzioni per creare dei quadri di azione politica condivisi. Ora, noi questo l'abbiamo ottenuto a livello europeo. A livello europeo il sindacato con le parti datoriali sono attori riconosciuti dalle istituzioni per fare dialogo sociale. Però è una conquista, dobbiamo renderci conto che una democrazia con il dialogo sociale forte è una democrazia migliore, ma una democrazia senza dialogo sociale non è una non democrazia, rimane una democrazia, non lo sto dicendo io, è una tesi molto, molto considerata. Quindi il dibattito che c'è oggi in Europa e anche al nostro interno della CES, c'è chi ritiene che non, in questa ideologia neoliberale di cui parlavamo prima non ci sono margini di mediazione e quindi non c'è dialogo sociale, altri ritengono che quei margini di discussione e di mediazione vanno comunque trovati, sono tutte e due posizioni legittime. Quello che non ci possiamo permettere è di pensare che uscendo dal dialogo sociale delegittimiamo le istituzioni. Non è così. Le istituzioni comunitarie vivranno della loro legittimazione in un contesto di costruzione democratico, il dialogo sociale ci consente di manifestare il nostro dissenso, non può essere usato strumentalmente per delegittimare quella cosa, perché, ed è questa un'opinione mia molto personale ma che comunque vi propongo, non consentirebbe di delegittimare l'intero processo. Io mi fermerei qui e poi se ci saranno approfondimenti o domande sarò lieto di rispondere e vi ringrazio per l'attenzione.